Luci della ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli. Sì, magari lei questa sera riceve dato un premio importante, intitolato Alberto Sordi. Intitolato a Sordi, e questo lo rende un premio veramente speciale, perché io Sordi l'ho conosciuto, ho goduto della sua simpatia, della sua amicizia, e per me è, resta il più grande. Quindi avere una cosa che comunque porta il suo nome, in particolare un premio per il doppiaggio, che è un lavoro che a me piace moltissimo, ma anche mi avesse dato un portacenere dedicato a Alberto Sordi sarebbe stato un privilegio. E lo fa per un lavoro insomma, importante come il libro della giungla, dove tra l'altro sostituisce su Re Luigi Christopher Walken, grande attore. Beh sì, ne faccio la versione italiana, però non è stato facile, anche perché Walken gli ha dato una caratterizzazione diversa dalla mia. È un po' il padrino sembrava, io invece una scimmiona gigantesca l'ho fatta molto, molto col vocione, però è venuta bene. Come ha dato per Hercules? Hercules era diverso, ehi ragazzo, era una voce tutta così. Sì, anche perché poi Danny DeVito in originale ha una voce molto sporca sicuramente. Sì, quindi era una voce differente, questo invece è un vocione. Allora Marcello, questa sera tu sei premiato per il doppiaggio di Angry Birds, dove ti ha guidato tra l'altro Marco Mete, che è qui con noi questa sera. Allora, che esperienza è stata questa tua prima volta al doppiaggio? Marco lo devo ringraziare tantissimo, perché mi ha aiutato estremamente in tutto, anche nel sync, perché io non ero espertissimo, però siccome da quando ero piccolo ho sempre voluto fare il doppiatore, questa per me è stata una grande rivalsa, perché poi sono diventato attore comico e quindi non ho potuto fare il doppiatore, però facendo questo film insomma ce l'ho messa tutta, ho cercato di doppiarlo come se fossi un vero doppiatore, non un talent che è stato preso per fare il doppiaggio. Tra l'altro tu ricordiamo che comunque sei un fan del doppiaggio, anche nei tuoi finti trailer, tu imiti un po' Alessandro Rossi. Sì, io faccio un po' sì lo speaker nei trailer, imitando un po' il modo che hanno i doppiatori e gli speaker di doppiare i trailer. E poi fin da piccolo mi ricordo che doppiai Ritorno al Futuro, che è il film che mi ha dato l'inizio alla mia carriera, facendo solo la voce di Michael J. Fox. E ho doppiato tutto il film doppiando il doppiatore di Michael J. Fox, che era Theo Bellia, esatto, del primo. Quindi ho doppiato un doppiatore. Quindi avevi già fatto delle prove. Ho già fatto delle prove, sì. Poi nei miei trailer doppio sempre un po' i personaggi, però è più che altro speakeraggio più che doppiaggio. Sì, però mi ricordo quando abbiamo fatto l'intervista che ha detto il Sud, tu già mi dicevi che comunque tu hai una tua piccola mitologia nel doppiaggio, cioè dei doppiatori che stimi particolarmente. Sì, ovviamente, vabbè, Theo Bellia mi piaceva tantissimo, poi Sandro Acerbo, che è passato sempre doppiatore di Michael J. Fox del Ritorno Futuro 2 e 3, poi Tonino Accolla, ovviamente, e Christian Jansante, anche uno dei miei preferiti, che tra l'altro è anche di Chieti, quindi è della mia stessa città. Esatto. E poi c'è Marco Mete che è, insomma, oltre che un doppiatore, è anche un bravissimo direttore del doppiaggio. Poi ha doppiato Roger Rabbit, insomma. Sì, il doppiaggio assolutamente mito. C'è anche Pedicini che appunto a Bruzzara, lui è anche molto bravo, sì, è tra i miei preferiti. Sì, esatto, che è con noi questa sera. E poi infine ti volevo chiedere, per una mia attività che sto facendo, Suggestioni Presso, un'attività di produzione artistica per artisti emergenti, una tua definizione di talento. Io sto chiedendo di essere professionisti, ho chiesto prima anche magari cos'è il talento, ecco, dovete avere un punto di vista anche di te che sei un comico, cos'è il talento secondo te? Ma credo che il talento sia un po' un dono che è strettamente correlato con l'improvvisazione. L'improvvisazione non intesa come improvvisare sul palco, anche quello, ma l'improvvisazione è proprio mentale, di riuscire ad avere, più che improvvisazione, illuminazione. Quella cosa lì probabilmente è una cosa che non si può insegnare, quindi è qualcosa che non si può insegnare. Il talento si può magari addomesticare oppure cercare di indirizzare, ma non si può insegnare, quindi credo sia una dote innata o qualcosa che si riesce a pescare nel non so da dove, da qualche punto dell'universo, che noi uomini riusciamo ad avere queste visioni ogni tanto. Questa cosa. Sì, senti, prossimamente cosa farai? Sto finendo di montare una sitcom per Infinity, che uscirà in esclusiva su Infinity, ma poi probabilmente andrà anche su Italia 1 e su Sky. E poi sto per
per iniziare la preparazione, anzi sto già in preparazione del mio secondo film che inizierò a girare a settembre, il 20, fine settembre. Perfetto, grazie Marcello. Senti, prossimamente cosa farai? Sto finendo di montare una sitcom per Infinity, che uscirà in esclusiva su Infinity, ma poi probabilmente andrà anche su Italia 1 e su Sky. E poi sto per iniziare la preparazione, anzi sto già in preparazione del mio secondo film che inizierò a girare a settembre, il 20, fine settembre. Avete ascoltato Luci della Ribalta, lo spettacolo e la comunicazione sviscerati da Marco Bonardelli.